Mi è capitato di andare al ristorante e chiedere un uovo fritto. È una cosa che non si fa. Noi stasera, con la nostra amica, ve lo anticipo, Elia Festa, vi mostriamo come si può mangiare un uovo al ristorante. In cucina con lo chef. Non cambiate canale. Arriviamo subito. In collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Ottica Sirio, Optometria e Contattologia, Centro Tartufi Molise, Casa Molisana, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè, Tenute Martarosa. È con immenso piacere che saluto la nostra amica Elia Festa. Ciao Gigi. Ciao Elia, tutto bene? Tutto bene, sì. Tutto bene, sei pronta? Io ho Prontissima. mostrato nell'anteprima di che cosa ci occupiamo, ti occuperai Sì. stasera. Un caro saluto naturalmente da me che sono Gigi Di Simio e ho la responsabilità di condurre la trasmissione della nostra rete che si chiama appunto In Cucina con lo Chef, che è arrivata alla sua sesta edizione. E io ringrazio tutti, Silvio Montedoriso, Antonio Rubano, la signora Magda, Angelo, Antonella, tutti, e Eulalia, perché sono nostri partner che ci vogliono bene e hanno deciso di Pierluigi anche. Di condividere con noi questa bella esperienza televisiva. Allora, io il titolo della ricetta è molto lungo, però tu giustamente quando me l'hai mandata hai citato quello che è, ed è giusto così. Ci vuole un po' di impegno. Un po' di La impegno, leggo ma è io. facile. Uovo fritto con sale al tartufo nero, pancetta croccante, in questo caso tu mi hai detto Gigi, io ti ho scritto pancetta croccante, ma all'ultimo momento ho fatto un cambio, va bene, ma Sì. sei perdonata. Quindi Ma sostituiamo la pancetta croccante e lo speck. Tartufo nero macinato, carpaccio di tartufo e tutto questo, queste uova sono accompagnate da dei crostini di pane con olio al tartufo Sì. nero. È tutto un fiorire di tartufo. Sua eccellenza il tartufo molisano, anche stasera qui a Di Cucina con lo Chef, è, diciamo, the boss, Boss, sì, numero uno. Va numero uno. bene, allora, io sono Va curioso perché l'uovo, sai, è un qualcosa che, anche l'uovo sembra una cosa povera, però l'uovo esalta il carpaccio di tartufo, esalta, Sì, vero? buonissimo, buonissimo sull'uovo. Allora, ho visto che, approfitto, non voglio toglierti, che tu ti sei avvantaggiata, nel senso Sì. che hai messo in forno a A dorare dorare un dei po' di crostini quei di famosi pane. crostini di pane che poi alla fine tu, diciamo, gli farai cadere sopra quell'olio Sì. famoso al tartufo nero. Intanto metto Oh, qua sono l'uovo. curioso. Proprio l'uovo, qua L'uovo, sì. l'uovo. Eccolo qua. Diciamo che non è questa ricetta, non è la ricetta che uno torna a casa e dice mi faccio un uovo, no, perché servono Un po' tutta di una serie ingredienti, ma di poi è ingredienti. facile da Vabbè, ma fare non è con poco detto che tempo. cioè, li recupera gli ingredienti, li compra e non ha problemi, giusto? Sì, Quindi questa non è giustissimo. pancetta come E mi avevi speck. scritto, è speck. Speck che tu stai adagiando in padella dove hai messo. C'è l'olio in padella o no? Un filino, Proprio un proprio filino un filino. per farlo diventare croccante. Croccante. Quindi addirittura però ci vuole il coperchio. Perché? Così l'albume si cuoce e il rosso rimane morbido. Ma quando tuo marito non hai voglia di preparare niente, no, che sei stanca, dici dai, ti preparo due uova.
gliele fai così, come le stai preparando stasera in televisione, o gli fai l'uovo e basta? A volte così, a volte l'uovo e basta. Dipende dal momento. Dipende dal momento, da come sì. Ti senti. Mi dicevi l'altra volta che tu hai l'hobby della piscina, ti piace nuotare. Sì, mi hai detto nuotare. Quattro vasche, ma poi sì, mi hai vabbè, quattro sono, serie sono da quattro. Sì, un po' di più. Vabbè, insomma, sì. Quattro serie da quattro. Sei sempre un paio d'ore in piscina e quindi riesci sì. A... Perché lei ha l'hobby del nuoto, Solo che purtroppo per un po', per questo vabbè, periodo ha dovuto sospendere. Ho dovuto sospendere, sì. Quindi, perché bisogna avere l'hobby, abbiamo detto. Sì. La nostra cara Elia Festa di Fossalto, sì. Noto paese molisano, che poi dalla Bifardina a salir su fai subito, no? Per andare a Fossalto, sì. Sì, no. Quindi il pane è a tostare. Già a tostare, sì. L'uovo è quasi pronto. L'uovo è quasi pronto e il nostro speck si sta... Sembra quasi bacon, ma in realtà sembra così. È speck. Contrasto di sapori. Questo è sale al tartufo. Attenzione, se volete riprodurre la ricetta in maniera uguale, identica, serve il sale al tartufo. Senza di quello vi perdete un pezzo di sapori. Sì. Vero? Sì. Quindi anche lo speck sta diventando croccante. Io sono curioso di vedere come ci presenterai questa semplice ma ricca e ottima, buonissima ricetta. Perfetto. Va bene? Allora. L'uovo è pronto. L'uovo è pronto? Allora, tu devi solo organizzare il discorso del pane, dei crostini, sì. E possiamo. Allora, noi vi diciamo, non andate via, rimanete con noi, mandiamo la pubblicità e poi vediamo come la nostra amica Elia Festa, manager di cucina del ristorante Casa Molisana, 100 Tartufi Molise, giù a Castropignano, come ci presenta questo uovo fritto con sale al tartufo nero, speck croccante, tartufo nero macinato, carpaccio di tartufo, accompagnato da dei crostini di pane dove ci sarà un po' di olio al tartufo nero. In cucina con lo chef, rimanete con noi. Cara la mia Elia, cara la mia Elia, tuo marito non è geloso, no? No, no. Cioè, perché qua ti devo dire per forza così, anche perché sono malinconico, se vogliamo, perché questa è l'ultima delle sei puntate che tu starai con noi e puoi immaginare, e sono anche, sono sicuro che sono malinconici anche i nostri amici, e una volta no. I telespettatori, che non ci ti vedono, però tu ci hai promesso che anno nuovo tornerai per un altro sì, ciclo esatto. Di cose. Va bene, allora, le uova sono pronte. Sì. Lo speck è pronto, diventato croccante. E il pane anche. E vediamo come... Andiamo ad impiattare. Eccoli qui. Naturalmente, nella logica della monoporzione, qua... Tu anche per un fatto estetico hai voluto prepararne tre, però sì. Penso che una persona, due uova, sì. Bastano, no? Sì. Sennò poi il dottore dice, tre uova. Quindi uno viene, ne ordina quattro e diventa per due persone. Diventa giusto? Per due persone. Eccoci, ed è qui che comincia il rito. Allora, il rito. Commenta quello che fai, dillo a chi andiamo è a casa. Andiamo a mettere del tartufo macinato nero. Che lo si trova da voi ai supermercati, sì, da supermercati nelle boutique alimentari, boutique, sì, no? Sì. Nel senso di... Ecco qui. E la parte cremosa l'abbiamo sistemata. Sì. Mettiamo il nostro carpaccio. E il carpaccio ci vuole sempre perché
eccolo qui. Dice, stasera mi faccio un uovo. Cioè, guarda, è qualcosa di favoloso, veramente. È un tripudio di sapori, veramente. Quindi, la crema l'abbiamo messa. Adesso andiamo a mettere la nostra pancetta. No, lo speck. Quello che originariamente doveva essere pancetta, ma poi tu alla fine hai scelto lo speck. Che secondo me, come contrasto di sapore, lo speck, sai, può, cioè, va benissimo a va mio benissimo parere. Va benissimo con l'uovo, sì sì. Non perché voglio mettere in discussione no. le tue scelte, no, però... No, è buono anche lo speck. Va bene? E quindi qui poi, anziché il classico pane fresco, noi, tu hai deciso di abbinare i crostini a tutto in un piatto proprio, vedi, sì, sì. Proprio così. E non abbiamo finito perché adesso succede qualcos'altro. A posto. E adesso andiamo ad insaporire il pane. Ecco, questo è olio al tartufo nero. Come si fa l'olio al tartufo nero? Cioè, viene... Questo non lo so, non me la devi fare questa domanda. Non te la devo fare. No, voglio dire, evidentemente me lo devo far spiegare, però ha questo aroma che sa di tartufo, insomma. Sa di tartufo. Quindi è stato probabilmente, i tartufi ci saranno stati immersi sicuramente, e poi l'olio prende questo sapore, gusto. L'odore del tartufo. Vero? E non c'è un altro modo, secondo me. Mi informerò. Sì. Però comunque possiamo dichiarare che quello lì è olio al tartufo. È olio al tartufo. Oh, eccola qui, attenzione. Guarda sempre il nostro monitorino, centralo bene, sempre a favore di chi è a casa e può, diciamo, beneficiare di questa immagine dall'alto. Va bene? Va bene. Allora, Michele Dino. Tavaglini. Lini. Il nostro consulente vitivinicolo, a parte che ogni telefonata che gli ho fatto ha sentito i titoli, è dispiaciuto di, purtroppo lui ha impegni anche internazionali, dato il ruolo che ha nella sua azienda vitivinicola, e quindi è molto dispiaciuto, diciamo, mi ha detto di farti i complimenti. Grazie. Perché effettivamente gli ho fatto venire voglia, nonostante lui è in giro per il mondo. Però con i moderni mezzi mi ha rimandato un messaggio e mi ha detto: Gigi, nonostante l'uovo, prendi la tintiglia e mettigliela a fianco. Quindi se tu cortesemente la prima bottiglia lì della tintiglia la prendi, guarda, secondo me tra il tartufo, le uova, l'olio al tartufo, un buon, cioè il tutto completato con un buon bicchiere di tintiglia rossa del Molise, che ti lascia quel, sai, fa un effetto, diciamo, di contrasto. Io non sono capace, però mi fido di Michele. Michele dice, abbina questo. Quindi, se a casa vi preparate questa, diciamo, questo uovo che ci ha preparato, uguale a come ce l'ha preparato la nostra amica Elia, compratevi una bottiglia di tintilli e abbinate. Va bene? Allora, questa è l'ultima puntata. Io ti ringrazio, grazie, ringrazio la tua azienda, ringrazio grazie. La tua famiglia che, diciamo, ha fatto in modo che tu fossi libera di venire qui da noi, e ti do appuntamento nel 2021. Grazie. Va bene. Ciao, grazie ancora, ciao, complimenti, ciao, e buona fortuna. Grazie, ciao. Grazie. Ciao a tutti, ciao a domani, a tutti. Venerdì, in Cucina con lo Chef con Gigi Di Simio, e non lo so chi ci sarà, ma qualcuno ci sarà. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Semplicemente. Consumerà. E balliamo.
Arrivederci da Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Ottica Sirio, Optometria e Contattologia, Centro Tartufi Molise, Casa Molisana, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vigè, Tenute Martarosa.